Rieccoci qui per tutti i nostalgici dei videogiochi del passato. Oggi giocheremo ad un gioco per arcade che nasce nelle sale giochi e si chiama WWF WrestleFest. Allora, che cos'è WWF WrestleFest? È, a mio modo di vedere, uno dei giochi di wrestling più belli in assoluto. È sicuramente ha segnato la mia infanzia e l'infanzia di tantissime altre persone che non hanno una vita. Cominciamo a spiegare il gioco. Allora, come vedete ci sono due modalità, la Royal Rumble e il Saturday Night Main Event. La modalità Royal Rumble in cosa consiste? È un tutti contro tutti. Si comincia sul ring, ci sono tre coppie di wrestler che combattono e ogni tot secondi entra un wrestler nuovo all'interno del ring. Come si vince a questo gioco? Nella Royal Rumble o si schiena l'avversario o fondamentalmente si lancia al di fuori del ring. Quello che rimane, l'ultimo, il superstite, vince la Royal Rumble. Nel Saturday Night's Main Event, invece, c'è più possibilità di o schienare l'avversario, quindi l'arbitro conta 1, 2, 3, oppure l'avversario si trova per più di 10 secondi al di fuori del ring, quindi perde, oppure facendolo cedere, tipo la famosa mossa che ti addormentava, oppure quello lì che ti stacca una gamba, la figura 4, mi ricordo, vincendo. Match dopo match incontreranno poi i Legion of Doom, che sono i campioni in carica, i più coatti del globo, perché non si possono scegliere, sono gli unici personaggi che non si possono scegliere. In totale sono 12, noi ne possiamo scegliere soltanto 10. Una cosa particolare è che in questo gioco è possibile dare il cambio al proprio partner mentre vinci una prova di forza con l'avversario, lo tieni sotto braccio, diciamo la testa sotto l'avambraccio, e poi dopo puoi dare il cambio all'avversario che interviene per poi combattere al posto tuo, insomma. Adesso diamo una piccola dimostrazione, mettiamo i gettoncini e diamo una piccola dimostrazione del Saturday Night Main Event. Scelgo i miei preferiti, che sono Ultimate Warrior, Mr. Perfect, e cominciamo la nostra battaglia verso il titolo. Ah, subito contro i Demolition Man, che tra l'altro nella Royal Rumble puoi sceglierne benissimo uno, perché nella Royal Rumble solo uno ne puoi scegliere. Invece nel tag team, una volta che scegli Demolition Man, ti fanno scegliere soltanto la coppia, insomma. Fatto, come vedete, come è schienato, come è a terra, posso prendere i capelli, tranne quando è messo per obliquo. Quando è per obliquo, il personaggio vuol dire che è pronto. Ecco, fatta più a merda. Quando è messo per obliquo, vuol dire che è pronto per essere schienato. O si schiena col secondo pulsante, così, normalmente, e c'è l'avversario, tra l'altro, che vieterà. Il compagno che vieterà assolutamente di schienarlo, oppure con il primo tasto si fa una sorta di special. Non tutti ce l'hanno, però col primo tasto, ecco, questa è un'altra dimostrazione di prova di forza in cui devi dare cazzotti a destra e a manca. E io col primo tasto faccio una sorta di special di Ultimate Warrior, che sarebbe la panzata esagerata, la panzata chilometrica, insomma. È veramente una panzata. E quello che sta facendo Mr. Perfect è praticamente la cosa di farlo cedere, quindi una sorta di figura 4, spacca gambe, spacca tutto, insomma. In alto, come vedete, c'è la barra dell'energia. In questo caso Mr. Perfect sta meglio di noi. Però quando si vince un incontro, un pochetto di energia verrà ripristinata, come in questo caso. Quindi Mr. Perfect è tornato ad essere in piene forze, Ultimate Warrior, insomma, mezzo mezzo. Questi sono Legend of Doom, come vedete, sono coatti fracichi. E questo è il secondo incontro. Al Kogan e la guardia, che tocca fargli il mazzo. Poi, quello che vi dicevo, ecco fatto. Che non sono riuscito a farvi vedere, vediamo un po' se adesso. Niente. Ok, questo subito dal cambio, pure noi diamo il cambio.
proprio voglio farvi vedere. Ok, che cosa intendevo? Così praticamente. Tieni la testa, il compagno va sul cucuzzolo e gli dà una bella ginocchiata, una gomitata da capo e collo, insomma. Poi è possibile lanciarlo sulle corde, oppure lanciarlo al di fuori del ring. Lanciarlo sulle corde così, noi premiamo calcio e pugno per correre e poi dopo lo atterriamo. Al tema di vuole c'è da dire che è bello quattro fracico. E adesso proviamo la finish, tra virgolette, la panzata. Difendiamo il compagno, vediamo se la terra. Molto difficile, vabbè, perché abbiamo cominciato adesso. Poi c'è un modo per recuperare l'energia. Chi aveva dei soldini all'epoca, che era una sorta benestante, c'è la possibilità di premere il tasto start, praticamente il tasto di entrata, e le sto perdendo tutte, ma ha lanciato anche dal ring. Io prendo il mobiletto, se riesco. Tanto sbatto al Kogan addosso a sto coso. Prendo il mobiletto e glielo do tra capo e collo. E poi risalgo. Vediamo un po'. Oh, mi devi far risalire però, eh. Ah no, erano 20 secondi, chiedo scusa. Mi ricordavo 10 secondi, invece si legano 20 secondi. Faccio entrare Mr. Perfect perché io sono ridotto ai minimi termini e difendo il risultato contro la guardia, in teoria. Niente, non sono riuscito. Poi ci sono alcune persone che hanno la schienata finale, tipo Mr. Perfect adesso, hanno una sorta di special. Io ho vinto anche questo combattimento, tra l'altro. Il 5 così a buffo. Poi il prossimo combattimento, se mi ricordo bene, è dentro la gabbia. Esatto. Tanto corre brutto Earthquake. Ah, una cosa fastidiosa è che non puoi vedere l'energia dell'avversario, quindi non sai quanto mancherà per la schienata. Dai, questo qui mi piace capocciate fisso. E vabbè, le sto perdendo tutte. D'altronde questo qui come minimo è 3 volte me. Dicevo, per i più ricchi, i bambini, quelli un po' più benestanti, potevano, con inserendo altri gettoni, potevano recuperare l'energia. Dopo vi faccio vedere come. Intanto do il cambio a Ultimate Warrior che c'ha il power up. Il power up che sarebbe? Che praticamente le vinci tutte le prove di forza, come vedete, le vincerai tutte col power up. Quindi sei una sorta di immortale, una sorta di bestia proprio assetata di sangue e di suplex. Non di suppli, di suplex. Attenzione, ho dato la schienata contro il nulla. Adesso vi faccio vedere in cosa consiste, come funzionava il cambio del, come funzionava niente, ripristinare l'energia. Io adesso, giocando con l'emulatore, posso mettere crediti infiniti senza perdere soldi praticamente. Invece all'epoca dovevo consigliare i dindi. Quanti crediti ho? C'ho 8 crediti. Tanto schieno, vediamo un po' se me lo posso risparmiare. Attenzione, subito un braccio teso spiccio. Niente. Attenzione, faccio la schienata. Attenzione, super schienata. Ma sento super caldo, ho alzato 897 kg. Niente. Manco la super schienata di Mr. Perfect. Ci riprovo. No, porco Giuda, c'ho pure mal di schiena perché questo pesa 900 kg. Allora, ripristiniamo un po' di energia premendo il tasto 1. Vedete? E siete belli, tranquilli, paciosi, no? Attenzione, li schieno tutti e due. E così, diciamo, una stecca là. E tendenzialmente, vabbè, se vincono tutti gli incontri, insomma. Tanto rimpingo le casse. Ok, manca un altro match per fare contro i campioni in carica. Intanto Jack the Snake e Ted DiBiase, l'uomo da 1 milione di dollari. Infame fracico, perché è sempre stato un infame fracico, tra l'altro. Tanto, mo me ne da un altro, e porco due. Cioè, che sei? Proprio un infame addolorato, eh. Non l'ha mai fatta sta mossa, tra l'altro. Vabbè.
Dai, Mr. Perfect subito. Ecco, dai. Ma stai che cosa? Ma che cosa? Che fai che sei un pippone di quelli assoluti? Subito mar de panza, così, come matti? Vabbè. No, sto a fa contro... non lo so. Lancialo fuori, cazzo. Ah, niente. Loro mi prendono sempre. Andiamo al cambio Ultimate Warrior. Dai. Questo mi ha sfasciato la testa. Attenzione, corro come i pazzi. Ah, non l'ho mai fatta sta cosa per far recuperare energia al compagno. Vabbè, pure è una cosa da matto, tra l'altro. Ecco perché non si fa mai. Poi c'è la possibilità di salire sul paletto. Vediamo un po' se mi ci fa salire. Perfetto, per dare una ginocchiata proprio contro... per dare una ginocchiata contro il tappeto. Ci riproviamo amici. No, niente. Attenzione! Niente. Ho provato a fare subito la cosa di forza, ma nulla. Diamo il cambio a Mr. Perfect, che se la sente super calda. Ha chiesto il cambio perché se la sente super calda. E subito un brivido. Proviamo subito la schienata fracica. Attenzione. Ed eccolo. E dagli che chiudo a 3. E dagli che chiudo a 3. Falsissimo. Attenzione, proviamo. Ho calcolato malissimo i tempi che là c'era Ted DiBiase incazzato come un caimano. Proviamo la schienata. E vaffanculo. Eh vabbè, sono un idiota. Sono assolutamente un idiota, io ci riprovo. Sto giro la porto a casa. Sto giro la porto a casa. E dai. E questa è la finale, intanto. Ed ecco la finale. Vengono intervistati i Legend of Doom. Praticamente dicono che vengono da Roma Sud e che sono i più coatti del mondo. Questo viene da Torpignattara, quello a sinistra, e quello a destra viene da Torbella Monaca. Guardate quanto sono belli. Allora, tra l'altro, questi sono praticamente per poter atterrare i Legend of Doom devi passare 800, devi vincere 887 miliardi di prove di forza. Ah, sono andati a vuoto finalmente. Niente. Vediamo un po' se riesco a dar cambio. Attenzione, c'è una reattività pari di un caimano. Eh certo, chi cazzo sei, santo Dio. Sta spallata gratuita così, come i pazzi. Spacca culi. Attenzione ginocchia. Vabbè, ho capito, ma chi so questi killer che come mi toccano mi ammazzano. Ah. Attenzione. niente, qua le perdi tutte. Qua le perdi tutte. Attenzione, power up! Non ci sono riuscito, porco gi... vabbè, cazzo! Sì. Che cosa mi hai preso? Oh, voglio dar cambio! Non mi fa dar cambio! Ma di che cosa? Ma dove vai? Dove vai? Allora, c'ho Mr. Perfect, che è un poraccio. È morto, praticamente. Non riesco manco a tirarlo fuori. Vabbè. Questo come mi tocca, mi ammazza. Oh. Vabbè, oh, non se lasciano mai prende. Dammo il cambio perché sennò qua mi si beve. Niente. Tra l'altro questo è un killer, perché solo lui sta a fare. Vabbè. Allora, io vi faccio vedere come si accoatti perché ripristino l'energia inserendo i gettoncini che papà ci ha dato. Tanto per farvi vedere la fine del gioco, perché sennò dovrei sicuramente ricominciarlo un'altra volta. O continuare, non mi va, dato che non ho tantissimo tempo a disposizione.
come vedete c'è un combattimento infinito contro i Legend of Doom, che sono i più coatti del quartiere. Non li puoi mai prendere, mai prendere. Poi tra l'altro ogni botta te svuota. Oh, l'abbiamo fatta. Damo il cambio, non la farò mai arrivare là su un tempo. Damo il cambio a Mr. Perfect, che sta sempre super caldo. Attenzione, prova, no, niente. Non prova nemmeno un minimo a farlo cedere. Niente. E sta a vincere tutte lui, l'ha vinte tutte lui. Io rimango qua perché se nella remota ipotesi in cui lo dovessi schienare, almeno non c'ho il compagno suo che mi rompe le palle. Beh, ormai questi si stanno a dar cambio fisso. Cioè, sei il più coatto allora. Mamma mia. Ma quanto so forte. Ma quanto so forte. Attenzione, Ultimate Warrior se la sente super calda, eh. Mi dà morcambio come mio, me lo devi schienare. Me lo devi schienare. Me lo devi schienare però, eh. Me lo devi schienare. Niente. C'è ancora il power up però, attenzione, queste le vinco tutte. Ma che cosa? C'è il power up! E vabbè, ha fatto il matto. Ha fatto il super matto. Non il matto, il super matto ha fatto. Ma fai contro le sbarre, tacci tua. Oh, voglio se lì. Niente. Guarda come si rianza e do la panzata per terra. Eccolo. Tacci su, attendo sulle ginocchia. Ma che sei pazzo? Tacci tua. Fammi dar cambio subito. Ah, questo qui non cede mai. Cioè, è un Terminator questo. Ma come ti chiamano? Attenzione, tento la schienata super coatta. Niente. Vabbè. Io dato che so coatto. Te. Guarda quanto torno bellillo. Arbio, devi contare però, eh. Super cittone, però vince. E questo era WWF WrestleFest. Siamo diventati i campioni. Avrò speso tipo 20-30 mila lire dell'epoca, perché ho inserito 114 gettoni. Però vabbè, poco importa. Al prossimo appuntamento con i videogiochi del passato. Bella!